Approvato questa mattina in Consiglio Comunale la modifica allo Statuto di Ambiente SPA. Gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle e PD non hanno impedito alla maggioranza di raggiungere l'obiettivo. Con questa modifica su 5 consiglieri, 3 saranno scelti dal Comune di Pescara, detentore dell'84% delle quote. L'altro andrà al Comune di Città Sant'Angelo e l'ultimo per i comuni più piccoli. Oggi partecipano al comitato, ne fanno parte tutti i rappresentanti dei comuni che hanno una quota, almeno una quota all'interno della società ambiente, mentre con questa modifica, che è importante perché il comitato di controllo, sapete l'importanza che ha all'interno di una società partecipata, con questa modifica si vuole fare in modo che facciano parte di diritto del comitato di controllo solo quei comuni, quei rappresentanti dei comuni, il sindaco del comune o i suoi delegati, che danno il servizio alla società ambiente. Comunque ci sia quantomeno un tavolo di condivisione con i sindaci degli altri comuni soci, perché questa scelta non passi come una scelta prevaricatrice del comune di Pescara che ha voluto imporre questa presenza maggioritaria, questo vero e proprio monopolio all'interno del CDA. È giusto comunque coinvolgere gli altri comuni anche in questa fase. Anche e soprattutto i comuni di Montesilvano e Spoltore, proprio nell'ottica appunto della prossima fusione della nuova Pescara, che quindi non può certo prescindere dal coinvolgimento di questi comuni nella distribuzione di forze della gestione del Consiglio d'amministrazione di Ambiente SPA. Mentre sulla nascita del biodigestore a Città Sant'Angelo, maggioranza e opposizione rispondono così. La nostra preoccupazione va anche in questa direzione, perché questo nuovo comitato, a nostro avviso, non sarà in grado di garantire davvero l'interesse pubblico. Qualora un sindaco, in questo caso stiamo andando, non dovesse essere d'accordo, ha tutto il potere per bloccare qualsiasi tipo di iniziativa. Però io non credo che questo possa accadere nel caso specifico, perché riteniamo tutti quanti che il biodigestore sia importante per migliorare il servizio e soprattutto per diminuire i costi del servizio per i cittadini.